Buonasera a tutti e ben ritrovati sulla CPTV. Grazie mille a Piuma per l'host, grazie a tutti per essere qui. E allora, questa sera riprendiamo lo streaming dei giochi principali, insomma, che vorrei cercare di completare. Se tutto va bene, questa settimana dovremmo finire sia Simon the Sorcerer, che continuiamo stasera, e che non finiremo stasera perché siamo ancora abbastanza lontanucci dalla conclusione. E poi riprenderemo Siphon Filter sicuramente nei prossimi giorni, appena avremo modo di completare questo Simon, in modo che facciamo le cose con un minimo di ordine. Caro Medusa, per quanto riguarda God of War, sono arrivato, come potrai vedere anche dai video su YouTube, all'inizio della parte nel deserto, quando comincia la ricerca del vaso di Pandora, per cui naturalmente poi quando riprenderò il gioco Dragone, grazie mille per l'host, grazie ragazzi, grazie mille davvero. Tra l'altro mi avete ricordato che è il caso che io apra lo Streamlabels, perché altrimenti non ci sarà l'aggiornamento sugli eventuali follow e altro. Aspettiamo un attimo di avere questo collegamento. Perfetto. D'accordo. Allora, riprendiamo quindi la nostra avventura con Simon the Sorcerer. Ricordiamo che l'ultima volta, ovviamente ragazzi, come sempre, io vi ricordo che se vi perdete qualche puntata, nei limiti del possibile cerco con una certa solerzia di mettere tutto sul canale YouTube, in modo che possiate rivedere lì gli episodi passati dei giochi che volete seguire. Twitch naturalmente mantiene un po' per un po' di tempo i video, però poi li cancella e comunque li muta se ci sono cose protette da copyright. In realtà non muta solo la parte protetta da copyright, ma muta a cazzo dei cani. Quindi su YouTube potrete seguire i video in maniera più ordinata e completa, anche se non c'è la chat e quindi non potete seguire eventuali mie risposte alla chat, perché chiaramente io poi vi rispondo quando sono in live, quindi nel video ci sono delle conversazioni a metà, però è il meglio che si riesca a fare. Bello Siphon Filter, come si scrive? Giocato, ho giocato i primi tre sulla PS1, esatto, sto portando quelli e credo che li farò senza soluzione di continuità, cioè finito il primo episodio passo direttamente al secondo, dal secondo al terzo. Poi mi fermo perché la seconda trilogia la sto ancora giocando sulla PS2 e quindi finché non avrò completato tutto e non avrò una visione d'insieme non lo porterò in live, però intanto ci giochiamo i primi tre. Allora, fatemi sostituire un attimo la copertina, vedete anche qui c'è ancora God of War. Ecco. Salamene commands. Grazie Medusa. E dunque, con riferimento a Simon the Sorcerer, ci ricordiamo che l'ultima volta avevamo acquisito dall'albero parlante le parole magiche per poter combattere contro la strega. Quindi per combattere contro la strega avevamo bisogno di essere dei maghi. E ci siamo riusciti perché abbiamo ottenuto l'investitura ufficiale. Avevamo bisogno, ormai scoperto questo command, è scontato che io lo usi. E beh, certo, e d'altra parte va usato. Tra l'altro è un command relativamente segreto, nel senso che non è previsto nella lista di quelli di base. Cioè, se fate la lista command non lo trovate. Ok. Detto questo, torniamo alla nostra avventura. Vediamo se. Ok, sì, mi sembra che si veda bene. Forse mi dovrei mettere sotto però. Perché se rimango nell'angolo in alto a destra, vi occludo una parte della visuale. Cioè, in realtà lo farò comunque, però è meglio che io nasconda una parte degli oggetti piuttosto che uno spazio cliccabile dove invece ci potrebbe essere qualche cosa. Succede solo a me o bufferà tantissimo e sarà colpa di Dota? Perché ovviamente essendoci l'aggiornamento in corso questo. Vediamo. Chiudo Steam così. Se farei download in background non dovrebbero interferire, però è anche vero che OBS mi dà la codifica in sovraccarico e non riesco proprio a capire come possa accadere con un gioco così leggero.
stiamo parlando di un gioco del 94, forse anche prima, che sto giocando tramite un emulatore che richiederà un minimo della memoria del sistema. Vieni su Dota. In realtà Medusa io ci sono già da un po' su Dota, però ovviamente scarso ero e scarso rimango. Sto cercando ovviamente di migliorare un pochino, ma sono un caso disperato. Quindi in realtà la mia presenza su Dota poi non cambia moltissimo. Ci sono o non ci sono, fa lo stesso, occupa un posto in squadra senza fare un Kaiser. Allora, vedete che il nostro Simon nella schermata in cui l'ho lasciato, anzi in realtà non ce l'ho lasciato perché se il gioco stesse andando avanti, lui dovrebbe avere le sue cuffiette. Cosa quadrato? Invece sì, Giocando si migliora, sì, magari tra un 200 ore forse si comincerà a vedere qualche progresso. Intanto faccio schifo e continuo a farlo. Dunque, Killing spree. ciao Lonely, ben arrivato. Ecco qua. Bene, dicevamo, come vedete siamo ancora nella schermata con l'albero. L'albero ci aveva insegnato le parole magiche che adesso ci serviranno per combattere con la strega, quindi io adesso userò la mappa. Finita in fondo a tutto. Per tornare al cottage della strega. Ecco qua. Tra l'altro non so se... Ah, ok, sì, l'audio del gioco c'è, ho solo tolto la musica perché è piuttosto ripetitiva, quindi magari poi secca ascoltarla. Ok, allora. Siamo pronti a questo epico confronto? Eccola qua, sono tornato vecchia megera. Let's Preparati a perdere. begin then. Cominciamo allora. What do I have to Cosa do? devo fare? You'll soon get the hang of Te ne it. renderai conto Ciao. molto presto. Pronto? Ok, veramente starei giusto ripensando a tutta la questione. Quali erano le What are the stakes again? My puntate? La broomstick mia against scopa your contro la tua lily. vita. Ready now? Ora sei pronto? Okay. Ok. Ecco, le mitiche parole magiche che ci ha spiegato l'albero. Va bene. Ovviamente ricordiamoci che la parola d'ordine. Vabbè, che cavolo dovrei fare, mi What the sembra. hell am I supposed to do? Work it out for yourself, Arrangiati, kiddo! bamboccio. Vabbè, ovviamente la parola più potente sappiamo già che era salsicce. La via della perfezione è dura e tortuosa, decisamente, decisamente. Here goes nothing. Non succede niente. Sausages and Salsicce. draw. Parità. Sausages. Salsicce. That's 1-0 to Fa me. 1-0 per me, e su che base? Sausages. A draw. Parità. Sausages. That's 2-0 to me. Proviamone un'altra perché. Focus. That's 2-1 to me. Wow. Kazam. That's 3-1 to me. I win. That's one up for the witches. Now, what about you, Ora, che ne man? faccio di I'll te, just eh? leave Guarda, me ne quietly, vado senza fare okay? rumore, And ok? don't E come non back. tornare. Think yourself lucky Reputati I already fortunato visto che ho ate. già mangiato. Ok, quindi sostanzialmente dobbiamo fare una gara di I could have trasformazioni. taken her, Chi si just so I'd trasforma let her off this once. nell'animale che spaventa l'altro vince il round. Però non ho capito se usa sempre la stessa sequenza oppure se... Ovviamente dobbiamo vincere perché... Avrete già capito tutti che cosa mi serve da questa casa. Ok, Okay, wrinkled old brutta hag, megera I'm rugosa, back. sono You tornato. want a Vuoi la rematch, rivincita, eh? Certo, sei stata solo fortunata. No, 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 sono passato solo a dire salve. Sure do. You were lucky last time. That's good. I was Benissimo. having second Non thoughts so più about se you, but lasciarti you go andare in ogni anyway. caso o eliminarti. Pronto? Okay. Ok.
Lucas. A draw. Sausages. That's 1-0 to me. Ma ti ricordi come andavano in fila gli incantesimi? No, naturalmente no. Posso provare a ricordarmi la sequenza di cose in cui si trasforma lei, però. Più di quello. That makes 1-1. Wow. Hocus pocus. That's 2-1 to you. Wow. Eh sì, ha usato la stessa sequenza. Ben fatto. Vuol dire che ho vinto? Più o meno. Ma dai, sono un gallo. Ho vinto. Bene, ora prendo il mio premio e tolgo il disturbo. Chi è che ha vinto adesso, eh? Niente Draghi? Ho detto niente Draghi? Ripensandoci non mi sembra che tu l'abbia detto. Ti darò la possibilità di difenderti. Altrimenti non sarebbe molto corretto. Oddio. Deve essere il mio giorno fortunato. A parte che adesso ho una voglia terribile di formaggio. Bene ragazzi, vieni fuori e combatti da dopo. Sì sì, aspettami, mi raccomando. Ciao ciao. Quando ti metterò le mani addosso, mago, me la pagherai. Intanto mi tengo la tua scopa. Ok ragazzi, abbiamo la scopa della strega. I più attenti di voi avranno già capito sicuramente a cosa ci serve, perché in realtà avevamo incontrato un ostacolo per il quale fui a mangiare il formaggio. In realtà avevamo incontrato un ostacolo per il quale serviva volare. Vediamo se... I don't see the point. Ecco, la scopa me lo dice da qualche parte. Scopa che ho vinto battendo la vecchia strega. Perfetto. Allora io non lo so se ho tutto quello che mi serve, però proviamoci. Se manca qualcosa capiremo dal tipo di situazione che ci troviamo davanti, eventualmente dove dobbiamo tornare. Allora, usiamo la mappa e torniamo alla torre. Vedete, qui il ponte era crollato. Quindi una scopa volante è decisamente uno strumento che si rivela utile. Grande. Boom! Lo sapevo. Un po' troppo gas, direi. Ok, allora qui c'è una porta che ovviamente sarà chiusa. Sono serrate fisicamente e magicamente, quindi ci vorrà una chiave e qualcosa per sbrogliare l'incantesimo. In realtà adesso si comincia, galletto impertinente, adesso si comincia veramente a dover fare un pixel hunting spaventoso per trovare le cose che ci servono. Infatti qui c'è una fenditura. Una piccola fenditura nella porta, ecco. Fenditura nella quale non passa niente, in realtà, però... It's a feather. That doesn't work. Non funziona, ma niente funzionerà in questo caso. Tranne l'unica cosa... Che in realtà è una cosa che abbiamo già visto fare a qualcuno, ma in un'altra forma. Beviamo la pozione del druido. Ecco. C'è una piccola fenditura nella porta qui. Oh, notate che ho dovuto... Non funzionava. Mi ricordavo la soluzione perché... Ciao ragazzaccio, come hai fatto ad arrivare fin qui? Perché ci sono impazzito all'epoca. Davvero? Ah, capisco. Ragazzi, non sapremo mai cosa si sono detti, eh. Ehi, mettimi giù, brutto cagnaccio bastardo. Ah, cos'è questa puzza? Ricordami di cambiare il tuo cibo per cani a casa.
Ragazzo, hai un pelo omicida qui. Te lo tolgo io. Ecco, disgustoso. Dicevo, Dragone, quando ho giocato il gioco la prima volta, io su questa cosa sono letteralmente impazzito, perché ho provato di tutto su quella fenditura, mi devi credere. E alla fine il problema che ti rendeva veramente la vita impossibile è che non dovevi usare niente sulla fenditura. La pozione andava inghiottita, quindi dovevi usare il comando mangia sulla pozione. E io prima di ricordarmi che avevo la pozione e che non l'avevo mai usata... Allora, notate che ho abbandonato tutto il mio inventario all'ingresso della torre, quindi è un modo di resettare gli oggetti, vuol dire che niente di tutto quello che avevo prima mi serve più. Non solo, non ho più la mappa, perché questo punto è un punto di non ritorno. Sì, sì, Dragone, veramente, veramente. Poi, tra l'altro, all'epoca non c'erano guide, non c'era YouTube, non c'era niente di niente, quindi ti dovevi arrangiare e trovarti la soluzione da solo. Oh, adesso il problema è che siamo piccoli piccoli, perché ci siamo dovuti rimpicciolire. Usando la pozione riuscire ad entrare. Il cane ci ha portato qua. Prendiamo la foglia. Vediamo se ci dà qualche indicazione su questa foglia. Una foglia di sicomoro. Ok. Vedete, sto passando attraverso un secchio. Vediamo se c'è. C'è un fiammifero qui dentro. Lo raccoglierò. Perfetto. Vedete, altra bastardata. Il fiammifero non è visibile. Quindi se tu là dentro cerchi semplicemente di cliccare qualcosa per raccogliere, non lo troverai mai. Devi osservare il secchio, così ti rendi conto che non puoi usarmi così a caso. Piuma però mi sa che stai laggando un pochino, perché la piuma l'ho usata un po' di tempo fa. Prova a refreshare, perché secondo me sei un po' in ritardo sulla live. Ragazzi, ditemi se qualcun altro ha problemi di delay, perché se vedete tutti quanti con ritardo vuol dire che devo fare qualcosa io. Era impossibile, no, non si vedeva proprio. Cioè, l'unico modo di trovarlo era cercare dentro al secchio. Vedete che il gioco è diventato improvvisamente parecchio più difficile in realtà, perché mi sa che sono in una specie di giardino gigante. Più che in un giardino gigante, sei tu che sei diventato minuscolo. Per allora, la foglia di giglio, vediamo un po' se riesco ad osservarla. Una piccolissima foglia di giglio che non possiamo raccogliere naturalmente, perché non ci arriva. Però magari, ecco. Ah no, si può fare. Perfetto. Ok. Lo lascerò qui. È troppo grossa, non la posso raccogliere. È chiaro che non posso. Allora, guardate cosa ci dobbiamo far venire in mente qua, eh? Allora. Ecco. Abbiamo trasformato la foglia di giglio in una barca a vela. That doesn't work. Giustamente. Vediamo se ci manca ancora qualcosa. Ci vorrebbe qualcosa per fare vento, tipo. Però ho un remo, qualcosa per remare magari. Visto che il fiammifero l'ho già usato. Tramutarla in una zattera, esatto, è proprio quello che sta facendo. Controlliamo meglio nella parte di giardino che c'è qua dietro. Ovviamente il secchio non lo possiamo spostare. C'è un enorme roditore mangia uomini qua dentro. Sto uscendo. Ok, questo è un modo del gioco per comunicarmi che là dentro non posso tornare e che tutta la mia avventura si sviluppa da qui in avanti. Cioè, in realtà c'è un taglio netto con tutto quello che c'era prima. Un singolo velo bianco di cane, perfetto. Allora. Non funziona. In realtà mi chiedo se posso trovare un appiglio. Ah no, ci posso arrivare. Semplicemente bastava cliccare sul centro della palude. Fermati, fermati. Stai andando troppo avanti. No.
torna indietro. I've run aground. Mi sono incagliato. Non c'è abbastanza acqua per attraversare la palude. Però puoi tornare indietro. Perché qui ci sono i semi. E i semi non me li posso lasciare sfuggire. Ecco. Vediamo se ci dice anche che semi sono. Sono degli ottimi campioni nel loro genere. Perfetto. Torniamo al centro. Mi sono incagliato. Non c'è abbastanza acqua per attraversare la palude. Ok. Riproviamo. Vedi un po' se va meglio, perché mi sa che eri in ritardo di tanto rispetto alla live. Allora, non c'è abbastanza acqua. Sì, io mi ricordo come si rimedia. Adesso ok, perfetto, perfetto. Ma come sempre dobbiamo stare molto attenti a qualsiasi elemento. Ecco, osserva il rubinetto. Un rubinetto del giardino arrugginito. E proviamo ad aprirlo, magari. Non è stato progettato per essere aperto, io non direi proprio, in realtà. È stato progettato per essere aperto e non ha nessun senso farci nient'altro. Comunque, prova ad usarlo. No. Sposta. Non ha senso, ok. Ecco qua, proviamo così. Perfetto. Con il pelo di cane, sì, esatto. È arrugginito. E quindi? Ecco, caduto in acqua. Inutilmente. Questa vita non la posso usare. No, se provo a salire di qua, casco solo in acqua, perché... Va bene. Vedi, lui prova a tirare, ma... Ok, il rubinetto è arrugginito, quindi vuol dire che non riusciamo ad aprirlo in questo sistema. Lo dobbiamo in qualche modo sbloccare. Torniamo indietro. Esaminiamo bene tutto il circondario. Nella porta non posso rientrare. Metterla sulla barca e andare tutto a sinistra. Non credo che me lo faccia fare, perché se provo a raccogliere la treccia... Lui fa la stessa cosa. It's stiff with rust. Torniamo al centro. I've run aground. There's not enough water to cross the puddle. C'è un innaffiatoio abbandonato, un vaso con una pianta, però nulla di tutto questo presenta delle interazioni. Esaminiamo bene ogni angolo.
Ovviamente, ragazzi, all'epoca, oggi forse ci siamo un po' disabituati, però all'epoca in cui queste avventure andavano di moda, era la prassi girare tutto lo schermo con estrema attenzione e guardando proprio come dei pazzi lo schermo per vedere se cambiava qualcosa, analizzando ogni minimo dettaglio delle schermate, che poi adesso ci sembrano magari tanto spixellate, ma all'epoca erano ci apparivano fatte con un dettaglio incredibile. Cioè, io quando ho visto questo gioco la prima volta, ci ho visto una grafica che per l'epoca era spaventosa. Vi ricordo che la cosa più dettagliata a cui si era giocato poco prima era Prince of Persia, che era molto più squadrettato di lui. E invece le avventure grafiche, essendo statiche, non avendo molta roba che si muove e non avendo sequenze di azione, erano notoriamente i giochi che avevano la grafica migliore. E dovevi controllare rigorosamente ogni minimo pixel dello schermo per vedere se c'era qualche cosa che poteva determinare un cambiamento. Vi ripeto, io su questa parte finale sono impazzito. Perché dal momento in cui entri nella torre. Ciao Alexis, buonasera, ben arrivata. Ciao Matti. Scusate, ma ci sta pure questo, in memoria delle grandi battaglie contro la Polonia, dai. Visto che siete qua. Matti, grazie mille per l'host. Saluti anche dall'invasione polacca. Ecco, esatto. Proprio quello. Ricordiamo. Oh ragazzi, grazie, grazie degli occhi. Perfetto ragazzi, allora riassuntino breve, siamo entrati nella torre usando la scopa volante della strega che abbiamo vinto in una gara di parole magiche con la strega appunto, e quindi siamo arrivati in volo oltre il fossato che si era spalancato, e poi abbiamo usato la pozione per rimpicciolirci, solo che adesso siamo piccoli piccoli dall'altra parte della porta. Salamene commands. E stiamo cercando un modo per attraversare il giardino, che adesso è diventato una specie di giungla gigante, perché ovviamente siamo diventati piccoli piccoli. Allora, io ho preso questo pelo di cane e l'ho usato come corda per agguantare il rubinetto. It's a rusty old bucket. Ok, anche il secchio è arrugginito. Ecco qua, vedete? Vedete a cosa serve? Cliccare dappertutto? Devi distinguere gli oggetti che fanno solo parte del fondale da quelli con i quali puoi interagire. Questa piccola pietra richiede molto sforzo per essere notata, anche se, ripeto, per quello che era l'occhio che uno sviluppava all'epoca, era probabilmente molto più facile. Ora la pietra usata con i semi può essere usata per schiacciare i I semi pulp e them into oil. ottenere dell'olio, che è esattamente quello che ci serve per lubrificare il rubinetto. Naturalmente lui mi ha fatto un grande favore resettandomi l'inventario, perché se devi interagire con pochi oggetti è molto più facile capire quello che devi fare. Se gli oggetti sono tanti, esci pazzo. Da piccolo ho odiato queste cose, in primis su Broken Sword. Ma vedi, vedi perché dragone? Perché sono delle interazioni improbabili. Alla fine non ci vai a pensare che devi cercare una pietra per schiacciare il seme. Ti vai a pensare un sacco di altre cose.
che non danno risultati, con immensa frustrazione del giocatore, perché... Bene, abbiamo aperto il rubinetto, si spera che adesso il lago sarà un po' più pieno d'acqua e quindi che abbiamo abbastanza acqua per navigare fino all'altra parte del giardino. Vediamo un po'. Perfetto, adesso vedete che va. Perché prima non aveva abbastanza acqua. Oh, abbiamo un magnifico nano. Oh, poo. Che schifo. Hey, I'm alive. Ehi, sono vivo. But where the hell am I? Ma dove diavolo mi trovo? Oh, sono dentro la rana. Yuck. Yuck. Ecco, mi ha sputato. Grande. Bene. Tutto questo per dirci che la rana rappresenta un ostacolo. Non un'altra volta. Fammi uscire. Ok, usare il sasso non si è rivelata un'idea eccezionale. Dobbiamo trovare un'altra interazione che ci possa aiutare a superare questo pezzo. Vergogna, riconfoniti. Che zozzeria, mo ci chiudono il canale, ragazzi. Allora, devo trovare un modo per sbarazzarmi di questa rana. In realtà... Allora, a parte la rana, qui non c'è niente di immediato con cui posso interagire. Però c'è il nano. Attenzione, perché il nano che pesca, in realtà, ovviamente non me lo fa cliccare, quindi non gli posso parlare, né ci posso interagire. Copri quel pixel, esatto. Né ci posso interagire in maniera diretta. Controlliamo meglio, facciamo una passata più dettagliata per vedere se c'è qualcosa. Cioè, io so, in realtà, ragazzi... Non te lo chiudono perché sono sessisti. Se fosse stato un personaggio donna anche pixelloso l'avrebbero chiuso. Così è tutto ok. Allora, ragazzi, in realtà io so quale, so perché me lo ricordo, qual è l'oggetto chiave di questa schermata. Però va visto come un punto di arrivo, non come un tramite per fare qualcosa. In realtà dobbiamo in qualche modo interagire col nano. Allora, qui ho ancora la mia barca, naturalmente. Però vedete che da questo momento in avanti questa schermata non contiene più nulla, è diventata solo un tramite. Ciao il Nigno, buonasera. È diventata solo un tramite tra il rubinetto e la schermata con la rana e con il nano. Quindi in realtà, arrivati a questo punto, ovviamente ragazzi, credo di non poter più far scorrere altra acqua. Vediamo se... No, vedete, il rubinetto è già stato aperto per tutto quello che poteva essere aperto. Torniamo anche qua dentro, perché... Oh, ci assicuriamo intanto che veramente non si possa più tornare nella venditura, perché... Vi ripeto, poi in questi giochi bisognava stare attenti anche al come cambiano le cose. Ok, va bene, mi dà ancora la stessa risposta. Perché se, se fai qualcosa... Il rimanente del contesto potrebbe cambiare. E quindi è sempre meglio ricontrollare tutto. Allora, sembrerebbe che al di qua dello stagno non ci sia nient'altro con cui posso interagire. Quindi in realtà è in quella schermata col nano che bisogna interagire con qualcosa. Ok? Perché qui non mi fa più interagire. Non ci sono oggetti da raccogliere qua dentro. Per cui... Ok. Allora, l'unico oggetto che ho nell'inventario è il sasso. Ma il sasso non ha dato frutti usato sulla rana. Quindi non è che posso tirarglielo per farla spostare. Fondamentalmente devo trovare un altro modo per farla allontanare. Allora, il nano non dà segni di vita. Per quanto ne so potrebbe essere un comune nano da giardino,
con una canna da pesca. Probabilmente il motivo per cui non mi ci fa interagire è che devo prima sbloccare la rana. E poi magari anche il nano diventerà cliccabile e ci potrò fare qualcosa. Vediamo se la sua canna da pesca offre qualche spunto. Magari posso fare qualcosa con la canna da pesca oppure col berretto. No. Gli stivali. Gli stivali no. Però l'acqua è... l'acqua qua sotto risulta interagibile, quindi vediamo un po' se c'è qualcosa da fare sull'acqua. Oh, c'è un piccolo girino che sta nuotando. Ottimo. Lanciare il sasso sulla facciona di pietra. Però vedi che anche la facciona di pietra non presenta elementi con cui puoi interagire. Invece posso raccogliere il girino, pure averlo beccato, e usarlo con la rana. No, non è stata una buona idea. Evidentemente non devo usarlo, ma devo fare qualche altra cosa. Lanciare il sasso sul nano. Però il nano non ha nessuno spunto di interazione. Non c'è un punto del nano su cui posso cliccare per avere un'interazione. Quindi devo trovare un altro modo. Però ho trovato il girino e vediamo un po'. Proviamo a dare il girino alla rana. Not again. No, non funziona neanche questo. Mangiare il girino. Bravo, Matti. No, in realtà c'è un particolare che mi lascia da pensare. Cioè che il sasso che io ho usato una volta... Fai coprire il girino di Simon. In realtà il sasso che io ho usato una volta mi è rimasto nell'inventario, quindi... ho pensato un'altra cosa che potrebbe essere in linea con la logica assurda di questo gioco, perché poi non ci dimentichiamo che il gioco è abbastanza demenziale, quindi devi pensare ad interazioni che non sono proprio convenzionali. Non funziona, no, perché l'idea di minacciare la rana, di spaccare il sasso in testa al girino per farla spostare poteva essere produttiva, no? Tuttavia, vabbè, lo so che non ha senso. Vabbè. Ci dovevo provare. Perché in realtà poi tutte le interazioni che non hai tentato le devi tentare, altrimenti... Ok. Chiaramente il girino è la chiave di tutto, perché... arrivati a questo punto uno tenta tutte le interazioni possibili, quindi spostarla non funziona, usare il girino con la rana non funziona, io rimango dell'idea di minacciare la rana, quindi proviamo a parlarle, perché ecco, allora attenzione, vedete c'è qualcosa che possiamo fare. Ti dispiace spostarti per favore? Devo passare via di qui o sarà peggio per il girino. Sure, Ranocchio, quando tornerò normale diventerà storia. Via di qui, o sarà peggio per il girino. Grande, avete visto? Ha capito chi comanda. Perfetto. Ciao ciao piccolo amico. Perfetto, un'idea un po' macabra ma buona. Peccato, la seconda del girino. E vedete, in realtà il gioco poi offre tante interazioni, quindi uno le deve tentare tutte finché non trova quella giusta. Vedete che adesso che la rana si è tolta dalle palle, qua dietro ci sono altre cose con cui posso interagire, tra cui il fungo, che non è il fungo grande, cioè uno di questi blu, ma uno di quelli piccoli che erano nascosti dalla rana. E quindi raccoglie il fungo. Era l'unica possibile, la più malata. Sì, è anche vero che se sai che questo gioco è del tutto demenziale, vai a pensare anche a cose strampalate. Ha capito chi detta legge? Anche i polacchi, esatto. I polacchi se ne sono tornati a casa. Oh, ecco qua. Questo fungo, indovinate cosa fa? Ecco qua, ci ha fatto tornare normali. E quindi adesso siamo nel giardino della torre. Esaminiamo anche qua tutto quello con cui possiamo interagire.
C'è una porta. Che è proprio la porta della stanza che abbiamo attraversato prima da piccoli, no? Solo che adesso... possiamo entrare. Oh, allora, controlliamo bene questa stanza. Sembra quasi un terremoto. Il Mimic, ragazzi, lo devo mancare. Oh, cavolo. Non so te, ma io uscirei di qui. Bene. Abbiamo un nuovo ostacolo, ragazzi. Qualche cosa che dobbiamo trovare il modo di superare. Ovviamente anche questa è una citazionissima, ragazzi. Cioè, pensate un attimo, negli anni 90 il Mimic esisteva già, perché stava sui manuali dei mostri di Dungeons and Dragons. Quindi chi ha giocato a D&D, tra cui me, sapeva perfettamente cosa aveva di fronte e si è fatto una panza di risate a guardare questa scena, perché ovviamente vedere il Mimic ridotto in quella maniera a fare, diciamo, tutte queste smorfie orripilanti è una delle cose che rendono demenziale questo gioco e che fanno ridere. Allora, è un ramo d'albero, vediamo se posso raccogliere. Sembra fatto apposta. Cosa ci può essere di meglio che un rametto? Spero che quella cosa se ne sia andata, ma anche se non se n'è andata. Ecco, è una cassavanca in realtà. Comunque. Ecco. Un bel rametto fra i denti, come si fa con i coccodrilli. E abbiamo risolto il problema. sì, certo. Amico. E ora stai bene là. Puoi blaterare quanto vuoi. Perfetto. Allora, esaminiamo la lancia. GG Ez. No, questa era un'interazione molto semplice in realtà. Non c'era molto da stare a ragionare anche. È lungo e duro con un'estremità appuntita. Però, hai capito il nostro Simon. Vabbè, raccogliamo. Le casse mangione. Vedi. Lo scudo. Chiaramente, vedete, se ci avesse lasciato tutti i vecchi oggetti che non dovevamo usare più, qui sarebbe stato un casino barcamenarsi a capire con che cosa dovevamo interagire. Invece in questo modo... Allora, le porte. Ma questa è la porta d'ingresso, quindi... Simone, lungo e duro. Vedi. Allora, la scala. La scala... Ah, c'è una statua. Sicuramente sarà, io continuo a dire, uno dei tanti eroi famosi pronti per la battaglia. Doppi sensi di Simon. Poi gli venne da piangere pensando al suo girino. Esatto. Come vedete, ecco, scendiamo nel sotterraneo. Allora, qua c'è un sacco di roba. C'è uno schiacciacrani. Assomiglia ad uno schiaccianoci gigante. Poi cosa c'è? Pain di K c'è scritto. Strumenti di morte. Osserva strumenti di morte. Penso di essere in una stanza delle torture. Esatto, ci manca solo il naggamante di turno. Vediamo un po' se c'è qualcosa da raccogliere. Da terra, squarta umani. Scommetto che non la usano per asciugare i vestiti. A occhio e croce direi di no. Apriamo questa cassa. È chiusa a chiave. Ok. Ci sarà una chiave da trovare, ma non è scontato che sia questo il modo di interagirci. Usa la leva. No, la leva va spostata. Ok. That doesn't work. It's long and hard with a pointy end. It's a small pebble. It's a small pebble. Mm.
molto probabilmente devo schiacciarla per aprirla se non ho una chiave. Sperando che il contenuto non sia fragile. E non si rompa, ma probabilmente no. Ecco. Che cosa abbiamo qui? Delle candele, è perfetto, raccogli le candele. Candele possono servire per fare luce, ma hanno anche un sacco di altri utilizzi ipotetici. Vediamo se c'è qualche altro oggetto tra tutti questi teschi, questa roba appesa alle pareti, teste. No, secondo me non c'è nient'altro qua dentro, io tornerei al piano di sopra. Le candele sono state la rivelazione del posto. Poi manette, vediamo un po', osserva le manette. Manette, che statici, eh? Vedi che Simon quadra girini, lance lunghe e dure e altre cose, si sta facendo venire strane idee. Allora, posso salire? Probabilmente, no? Certo. Oh, e questa sembra proprio la stanza da letto di uno stregone. Vediamo un po' quali sono gli oggetti. C'è uno specchio. Mi vedo riflesso, è già un buon segno. Non ti si può certo definire una bellezza. Che c'è? Mai visto uno specchio parlante prima? Oh, vedi tornare su questa terra. Ma dai, uno specchio parlante. No, non ho mai visto uno specchio parlante prima. Ah, allora sei uno specchio magico parlante? No, I haven't seen a talking mirror before. I'm actually a veramente sono uno specchio magico perlustratore. Posso vedere da qualsiasi superficie riflettente in qualsiasi parte del mondo. Semplicemente nomina il luogo e puoi udire e vedere come se ci fossi realmente. Sei una specie di spia? Preferisco il termine sorveglianza. Sordid mi usa per tramare i suoi diabolici piani. È uno stronzo però. Sai da quanto tempo non vengo lucidato come si deve? Mi tratta come una specie di schiavo. Anch'io ho dei sentimenti. Ragazzi, il doppiaggio è bellissimo. Io non l'ho mai sentito. Cioè è la prima volta che lo sento, perché la versione che avevo io era muta. Leggevi solo le scritte. Ok. Calzino. Calzino ha raccolto prima di subito. Io non riesco a capire se questo qua è un letto o un trono. Però non c'è niente che posso fare. C'è una bacchetta magica. Occhio all'attenzione per i pixel. Osserviamo. Posso trasformare le persone in pietra con questa. Attenzione, c'è qualcosa di blu sul letto. Esatto, il borsellino. Che conterrà delle monete, presumo. Un borsellino sospettosamente puzzolente. Attenzione. Ciao Floro! Simone il sorcio, esatto. Allora, vediamo se c'è ancora qualcosa sulla specchiera. Floro, grazie per l'os. It's already open. È già aperto. E beh, e non c'è niente dentro. It's a suspiciously smelling pouch. Ok. Esaminiamo bene i cuscini. C'è un libro, ecco qua. Vedete quante cose nascoste? I moderni giochi di hidden object che trovate sui cellulari e tutto si basano su questo stesso meccanismo, cioè che tu devi frugare con lo sguardo in una schermata dove ci sono cose mimetizzate con lo sfondo per cercare di isolarle. Siccome la seconda parte del gioco è molto difficile, devo stare molto attento a tutti i dettagli e tutti i particolari. Prima di lasciare questa stanza abbiamo trovato ben tre oggetti, il borsellino, la bacchetta e il libro, che erano occultati in maniera abbastanza... Ti dice tutto sulle bacchette magiche. Dice che l'unico modo per distruggere una bacchetta magica è di lanciarla
nelle cave di fuoco di Rondor. Ah, però, vedi quanta originalità. Chissà come gli è venuta questa idea. That doesn't work. Ok. I'm saving it for Sordid. La conservo per Sordid, giustamente. È l'arma definitiva con cui vincere il duello finale, la bacchetta della pietrificazione. Andiamo avanti. Oh, guarda, Max, un intruso. Già, un intruso. Scommetto che ce l'ha con Sordid. Già, Sordid. Che dici, glielo andiamo a dire? Già, andiamo. Che dici, non possiamo stare in panciolle mentre il capo è in pericolo? Pericolo, già. Allora dovremmo solo fare il nostro dovere e mangiare l'intruso lì dov'è? Che dici? Mangiarlo, già. Oppure che dici, dovremmo invece continuare a giocare e ignorare l'intruso? Ignorare, già. Ok, allora. Mi è sempre piaciuto vederlo camminare, sembra che la sciatica. Sì, è vero, ha un modo molto particolare di trascinarsi. Allora, abbiamo due demoni da guardia. Salve. Senti, secondo te due occhi di orchi e un dente di goblin battono un triplo drago? Veramente io... penso di no. Ho perso ancora, Max. Ancora, già. Cosa siete? Cosa sembriamo? Tocca a te, Max. Il tatto mi suggerisce di non fare commenti. Beh, sembrate demoni. Mammina dice che non devo parlare agli sconosciuti. Well, you look like demons. Not bad, niente male. Ma quello che siamo veramente è, devi sapere, arrabbiati, stufi, con le palle piene, incazzati, dispiaciuti, esasperati, turbati, oppressi, nervosi, feriti, giù di morale, irritati, imbestialiti, infastiditi, seccati, agitati e afflitti. Oh no, Max. Irritati, già. Perché siete irritati? Ti starei chiedendo. Perché siete irritati? Non me ne frega niente, ho già abbastanza problemi. Soffrono pure loro il caldo? A quanto pare sì. Ragazzi, notate che sembra che abbia snocciolato tutti gli stati di Facebook. Avete presente quando Facebook vi chiede come ti senti adesso? E ha tirato fuori tutta una caterva di cose. Perché siete irritati? Fa niente, mi sembra che tu non sia interessato ai nostri problemi. Vero, Max? Non interessato, già. Hai del fumo? Non capisco cosa vuoi dire. È una brutta abitudine, dovreste smettere. Non è una cosa intelligente? Penso di no. Nessun problema, ne abbiamo in abbondanza. Vero? In abbondanza, già. I don't see the point. That doesn't work. Excuse me. Yeah? Tremate, demoni! Sono un potentissimo mago. Perché rimanete qui se non siete soddisfatti? Pensavo che i demoni fossero mostri enormi mostri volanti che sputano fuoco. Mi dispiace, mi sono confuso con qualcun altro. Dagli l'erba che sta nel borsellino. Why do you stay here if you're dissatisfied? Come dire, non abbiamo altra scelta. Sordid non vuole lasciarci andare. Che avete a che fare con questo Sordid comunque? Perché mai vi vorrebbe intorno? Oh, poveri demoni gasati. Vuole tipo governare l'universo? O no? Governare, già. Biasimo i genitori. Genitori, già. E in che modo esattamente ne fareste parte? Come intende farlo? Niente paura, io, Simon, lo fermerò. Perché nessuno lo ferma? Quelle affascinanti statue di sotto non sono delle semplici decorazioni. Sordid ha trasformato in, come dire, pietra tutte le persone che hanno tentato di ostacolarlo. Ora sono soltanto un mucchio di tipo eleganti attaccapanni. Attaccapanni, già. L'ha letto in un libro.
Avete visto che figata? Alla fine erano veramente pietrificati, ma io pensavo che fosse stato tipo un basilisco o una gorgone o una creatura con lo sguardo pietrificante. Invece è stata proprio la bacchetta magica di Sordid, che peraltro io ho rubato. Quelle statue una volta erano persone. Devi aver trasformato Calypso in una di quelle. C'è modo di riportarle in vita? Ok, mi avete spaventato. Qual è la via d'uscita? Ho letto quel libro. Mi serve un leone parlante. Those statues were once people? They still are. Lo sono ancora, tecnicamente. È solo che ora sono state addestrate ad essere fermacarte. Fermacarte, già. Oh, niente di cui preoccuparsi. Sei al sicuro mentre è, come dire, in bagno? Non posso dire per quanto tempo ancora, però. Ok, mi avete spaventato, mostratemi l'uscita. È ora di fare una bella ritirata strategica. Dov'è l'uscita? Dunque, ripensando bene a quello che mi aspetta, addio. Non puoi spaventarmi, sono in missione di Dio. You don't scare me. I'm on a mission from God. Sì, e Sordid probabilmente ce l'ha al piano terra. Non importa in ogni caso perché, come dire, l'unica via d'uscita è attraverso il teletrasporto. Personalmente che mi venga un colpo se ti dico come usarlo. Oh, per piacere, perché non me lo vuoi dire? Che male ti ho fatto? Siamo demoni. Vedi, non stiamo dalla parte dei buoni. Buoni, già. Cosa vuoi? Perché non scappate usando il teletrasporto? Potrei fare in modo che ne valga la pena. Avanti, demone, dimmi come usarlo o ti ricaccerò da dove sei venuto. Tutto quello che vogliamo è tornare nelle cave. Da dove proveniamo? Cave, già. Quello che bisogna fare è trovare un mago abbastanza potente. Non dovete più cercare. Io, Simon il mago, vi salverò. Ma io sono un potente mago. Andate a quel paese, perché dovrei aiutare una coppia di demoniacci. Oh, allora sarà meglio che vado a trovarne uno. Perdoni la mia incredulità sulla onnipotenza, ma come dire, non ha proprio l'aspetto di un grande mago. Ah sì? Ho ucciso per molto meno. Vorreste farmi la cortesia di uscire? E cosa ti fa pensare che non sia un mago, eh? Cavolo, conviene che prepari la mia pietra tombale. Pietra tombale, già. Would you care to step outside? Non è ora di andare a nanna, bamboccio? And what makes you think I'm not a wizard, eh? Ho incontrato dei maghi durante la vita e sono tutti vecchi ciccioni stupidi, pieni di macchie di sostanze chimiche e confusionari. Confusionari, già. Avrò 15 anni fra 2 mesi e 3 giorni. Il mio insegnante mi chiama sempre stupido. Sono molto confusionario, ve ne accorgerete. Ah, stupide creature, sto viaggiando in incognito. Ma dove vivete? È fuori moda essere grasso e vecchio oggigiorno. Nah, it's out of fashion to be fat and old these days. Non mi metto neanche a, come dire, discutere. Se sei un mago, allora facci tornare nelle cave. E in cambio ti diremo come, come dire, far funzionare il teletrasporto. Teletrasporto, già. Ok, allora vado a prepararmi. Penso sia giunta l'ora di fare i bagagli, allora. Bagagli, già. Bene, prima di ritentare un'interazione con questi due, vediamo se troviamo qualcosa di cliccabile. Vabbè, il teletrasporto sicuramente sì. Però ormai abbiamo capito che senza le istruzioni di questi due non avremo modo di sfruttarlo. Piuttosto invece c'è qualcosa sugli scaffali che può tornare utile. Vediamo un po' le pozioni. Prodotti chimici. Osserva i prodotti chimici. Sembra una specie di lucido magico per metalli. Ottimo. Ottimo. That doesn't work. Perfetto. Continuiamo a cercare demoni. Teletrasporto. Con che sensualità il demone poggia e gioca a dadi? Beh, in realtà vedete i demoni. Vediamo se. Due piccoli demoni che giocano a dadi. E so easy for me, man. Bene.
That doesn't work. Non funziona, ok. Vi ricordate cosa ha detto lo specchio? It's an extremely shiny scudo shield. Estremamente luccicante. Il demone in ginocchio lascia cadere a terra i dadi. Allora, qui c'è un gancio. Userò lo scudo con il gancio. Perfetto. Di nuovo salve. Hello again. Got it sorted then. È tutto a posto allora? Un attimo solo, devo sistemare alcuni dettagli. Oh, bene, non ce la facciamo più ad aspettare. Wait. Aspettare, già. Facciamo due chiacchiere con questo specchio spione. Hai bisogno dei miei servizi ora? Non voglio proprio niente da uno specchio parlante. Mostrami il laboratorio di sopra, c'è un individuo simpatico. Cosa si prova ad essere uno specchio? Riflettendo, mi sento, come dire, un po' in aria. Divertente, vero? Da morire da ridere. Che senso ha? È proprio in cima alle scale. Voglio spiare Gerardo e Max. Non sei qui per fare domande. Datti una mossa. Ho paura delle scale a chiocciola. A mio parere non vale la pena spiarli. Comunque, ok. Ecco. Ragazzi, questa scena è potentissima. Preparatevi. Perché sei così, oserei dire, nervoso di fronte a persone strane e rutto facile? Non lo saresti anche tu se ti chiamassi rutto facile? Sinceramente non mi sembri migliore di carezze e baci. Non mi sembra. E in effetti, rutto facile e carezze e baci. Ho visto abbastanza. Grazie per il tuo aiuto, specchio. E sono i loro veri nomi. Quelli che bisogna sapere per esorcizzarli. Di nuovo salve. È tutto a posto allora? Un attimo solo, devo sistemare alcuni dettagli. Oh, bene, non ce la facciamo più ad aspettare. Aspettare già. Bene. Allora. Controlliamo attentamente che non ci sia altro da prendere qui. Tornerei nella stanza di Tordid a questo punto. Ok. Puzza di gorgonzola invecchiato di 20 anni. Che bello. Sordid's money pouch with his socket. Borsellino di Sordid contenente la calza. Perfetto. Non servono le candele per fare il rito. Certo, che profumino. Certo che servono le candele per fare il rito. Ovviamente non bastano. Mi serve anche dell'altro. It tells you all about magic wands. It says that the only way a magic wand can be destroyed is to throw it into the fiery pits of Rondor. No, aspetta, fermo. C'è una cosa che forse dovevo fare di sotto e che non ho fatto. Allora. Ecco qua. Il libro di incantesimi di Sordid è uguale al mio. E non lo posso prendere. Sì che posso. Calzino sporco, candele e rutto libero. Allora, apri questo libro. It's Sordid spellbook. It looks just like mine.
C'è un incantesimo per spedire demoni all'inferno. Eccolo qua. Servono un doppio quadrato con 8 candele, un topo e un teschio umano. Devi anche sapere i veri nomi dei demoni. Esatto, esatto. Mi ricordavo tutti i dettagli di questa storia, però ovviamente. Bene, allora, ecco cosa dovevo fare tutto. Ma forse devo andare ancora più in giù. Giardino. Candele ce le hai, manca il teschio umano e il topo. Il teschio abbiamo visto dove sta. Non so se me lo va a raccogliere da dov'è, però. Probabilmente adesso che so quello che devo raccogliere, me lo farà fare, spero. C'è quello sopra anche. Voglio assicurarmi che... Aspetta, no, probabilmente dovrò tornare su. Sì, il topo. C'è un motivo se ho messo il calzino dentro al borsellino. E se il calzino puzza di gorgonzola. Trasporto. Il teschio in teoria sarebbe qua sul tavolo, però non me lo fa raccogliere perché evidentemente non è quello che mi serve. Devo cercare meglio. Mettere il sacchetto davanti al buco del topo per tirarlo verso di te. Esattamente, è una trappola per il topo. In modo da farlo entrare nel borsellino e chiudercelo dentro. Proprio così. Devo risolvere un po' questo enigma del teschio, però. Perché di teschi ce ne sono diversi, come avete visto, però... Sembra che nessuno vada bene. Questi qua non me li fa proprio... Non me li fa proprio prendere in considerazione. Qui c'è una testa più che un teschio. Di qua non posso andare. Cassa toracica. No, non ci dimentichiamo. Magari puoi fare dopo il teschio che hai preso il topo, magari. È un'idea. Però vorrei controllare tutti. Vabbè, niente, facciamolo. Usa il borsellino con la buca. Ecco qua. E abbiamo il topo. Resta in sospeso il teschio per l'appunto. Un affarino che squittisce ama il formaggio. Aspetta. Io non dubbio, però. No, se il teschio non è questo, evidentemente, perché... Questo qua sopra non è neanche umano. Non è uno di quelli di sotto, ma non è qui.
un elmo ma non contiene un teschio. E quelli che stanno di sotto, come abbiamo detto, sono irraggiungibili. Però, mi viene in mente che questo teschio invece è cliccabile. E quindi magari posso raccoglierlo così. Eccolo qua. Così abbiamo trovato anche l'utilizzo della lancia. Perfetto. A questo punto abbiamo tutto. D'accordo, la domanda è dove fare questo rituale. Perché non lo so se si fa in camera di Sordid o se lo devo fare direttamente davanti ai demoni. Presumo che si debba fare in presenza dei demoni, perché... ci avevo pensato anche io, mi era parso che non potevi cliccarlo. Evidentemente non ci avevo guardato abbastanza bene. Ok, allora proviamo ad usare il libro di incantesimi. That doesn't work. Non funziona. Parliamo con i demoni. Hello again. Di nuovo salve. So è tutto a posto allora? Ora disegno un quadrato magico sul pavimento. Qui ti posso prestare il mio gessetto. Ok, è tutto pronto. Cominciamo. Ok, we're all set. Let's rock. Let's rock. Sono impressionato. Molto impressionato. Questo potrebbe, come dire, funzionare. Funzionare già. Ok, bamboccio, ora ti dico come far funzionare il, come dire, teletrasporto. Devi solamente premere il pulsantone rosso scritto autodistruzione e dire alla macchina dove vuoi andare. È un viaggio di sola andata, però. Non puoi tornare se non sai la parola d'ordine. Parola d'ordine, già. E, come dire, noi non la sappiamo. Bellissima la scintilla. Portaci via, ragazzo. Proprio tipo Star Trek. Ok, ecco. Zabag, Zinzan, Xenog, Yarmak, Zog. Sembra che siamo bloccati. Andati. Wow, pizzicava veramente. Spero che abbia funzionato correttamente. Oh, avete visto che bravo il nostro Simon? È riuscito a fare un incantesimo come andava fatto. Ci avreste mai scommesso? Ok, vediamo se dietro i demoni c'era qualcosa. Quindi ora sappiamo la difficilissima procedura per attivare il teletrasporto, ma non sappiamo la parola magica per tornare indietro. E quindi dobbiamo trovarla prima di... vediamo un po'. Ah, ma così? Brutalmente? Ah, vabbè. Bontà sua. Benvenuti a bordo di Spark, il teletrasporto parlante al vostro servizio. Sarà mio piacere assicurarvi un sicuro e piacevole viaggio verso la destinazione da voi prescelta. Mi sono dimenticato dove voglio andare. Le cave di fuoco di Rondor, per cortesia. Io però no. Grazie per aver scelto Spark, il teletrasporto. Sarò lieto di ospitarvi nuovamente qualora abbiate apprezzato i miei servizi. Le cave di fuoco di Rondor. Ma poi non so come tornare. Vuoi vedere che non cantar vittoria. Non abbiamo la prova provata che i demoni sono andati dove volevano andare. Hai ragione, dragone. Hai ragione. Mai dare niente per scontato in questi casi. Simon Invoker. Boh, niente, può darsi anche che sia previsto che io non sappia la parola di ritorno, eh. Vediamo che succede, sì. Mi dirà lui che non posso andare se non conosco la parola per tornare indietro. This is Sparky, the talking teleport at your come service. Niente per scontato, unfollow. Giusto. To the
destination of your choice. Le cave di fuoco di Rondor, per cortesia. La destinazione selezionata sono le cave di fuoco di Rondor. Vogliate allacciare le cinture di sicurezza e osservare il divieto di fumare. Ecco. Oh, guardate che meraviglia. Ci sono le tariffe speciali per potenti maghi? Non credevo che questo posto fosse un'attrazione. Faresti un baratto per un biglietto? Vengo dal comitato del turismo e sto seguendo un'ispezione di routine. I had no idea this place was a tourist attraction. Non lo era 3 anni fa. È stata un'idea del re Gerardo. Prendi le Deblean. Visitate le cave di fuoco di Rondor. Una gita ideale per la famiglia. Assistete alle cave dell'inferno in funzione. E ricordatevi, protezione solare gratis per tutti. Sembra proprio interessante, ma allora perché non c'è nessuno? È proprio questo il problema. Questo posto si trova almeno a 250 km dal villaggio più vicino. L'unica via per arrivarci a piedi o tramite la magia. Sono venuti solo 2 turisti negli ultimi 3 anni. E uno era un mago. Sordid. Proprio così, già. L'altro era questo piccolo tipo verde. Ora hai intenzione di pagare o no? Devi lasciarmi entrare. Il destino del mondo dipende da questo. Ti prego, ti prego, ti prego, lasciami entrare. No. You have to let me in. The fate of the world depends on it. No, I don't. No. Il destino della mia missione dipende da questo. Comunque mi sembra assolutamente brutto. Ok, quando il mondo finirà che ti cada in testa. Stai facendo un grosso errore, sai? It looks absolutely awful to me anyway. Un allarme antincendio con un pulsante centrale. Non ce la faccio da qui. That doesn't work. It's a small forked sapling. Perfetto. Ok. That doesn't work. It's a small forked sapling. Non c'è proprio niente qui, vero? Ok. Oh, look. Oh, guarda, c'è un elastico intorno. Ah, un elastico, eh? Rametto biforcuto più elastico, al mio paese uguale fionda. E avendo una fionda con un sasso. That doesn't work. Non ho niente con cui sparargli, ma come no? That doesn't work. Perché no? That doesn't work. Non mi è chiaro. Mi ha fatto tenere il sasso, quindi dovrei poterlo usare con la fionda. Per colpire la campana, no? I've got nothing to fire at. A meno che non voglia che io raccolga un altro sasso. Perché quello di prima l'ho usato per schiacciare il seme. Mi sembra un'assurdità, ma visto che qui è pieno di ciottoli, un'analisi. Eccolo qua, vedete? Che bastardata. Però anche questa era una cosa che all'epoca avevo notato. Praticamente per lui la pietra è troppo piccola. Avendo una fionda con un sasso, anche Davide sconfisse Golia. Esattamente, sì. Ecco. That doesn't work. No. Perfetto.
Questo dovrebbe far allontanare il tipo. Oh, fuoco! Meglio uscire di qui. Aveva il passaggio segreto dietro la scrivania, cioè dietro il bancone. Che figata. Ok, vediamo se c'è qualcosa che posso raccogliere qui. Perfetto ragazzi, abbiamo superato anche questo ostacolo. Io direi che ci fermiamo qua. Ci fermiamo qua perché siamo ragionevolmente vicini alla conclusione. Qui sicuramente c'è il secchio che gira per pavimenti, ok. Può essere raccolto. Io penso che la prossima volta lo finiamo. Però per stasera mi fermerei qua. Un po' perché sono stanco, un po' perché appunto voglio portarlo ancora una volta Simon prima di finire. Probabilmente sarà domani. Però ragazzi vi ricordo che domani è una giornata un po' particolare perché festeggio un anno da che ho aperto il canale. Aspettate che cambio schermata. Ok. Dicevo, domani festeggio un anno dall'apertura del canale. Quindi, a parte il fatto che organizzerò per voi un giveaway, probabilmente ne farò più di uno, cioè metterò più di un codice in palio. E però intendo farvi anche una piccola sorpresina, diciamo, se riesco. E sappiate che andrò in live abbastanza presto. Andrò in live abbastanza presto. Vi scriverò l'orario, naturalmente, su Telegram. Ed eventualmente farò un post anche su Facebook. E molto probabilmente giocheremo a Simon, più anche a qualche altra cosa. Per cui, se va bene, lo finiamo. Cioè, quello che io mi aspetto è che finiamo Simon domani. E magari riusciamo a riprendere anche qualche altro gioco. Non so, potrei continuare con The War o giocare un pochino ad Asteroid. Vediamo, dipende un po' da quanto tempo va via. Però, ripeto, potrei farvi una sorpresina in questo senso. E sicuramente ci sarà almeno, diciamo, il giveaway di almeno un codice. E niente ragazzi, io per questa sera finisco qua. Vi auguro la buonanotte. Naturalmente vi ringrazio per avermi seguito. Spero che questa puntata di Simon vi abbia fatto ridere. A me la parte dei demoni ha fatto ridere tantissimo. Purtroppo forse non ho scelto le risposte giuste nei dialoghi per farvi arrivare nel modo giusto a quello che dovevo fare, al modo in cui sbloccare la situazione. Però, insomma, penso che sia stato abbastanza spassoso lo stesso, perché poi questa parte era abbastanza divertente. Quindi ragazzi, ci vediamo domani, sperabilmente, sicuramente con Simon, sperabilmente lo finiamo. E niente, io vi ringrazio tutti per la compagnia. Presto no che devo lavorare. E però il fatto è che non posso fare molto tardi. Però non credo comunque che te la perderai. Penso che ci sarete un po' tutti domani, nonostante l'orario. Poi vedrete perché. Bene ragazzi, noi ci salutiamo qui. Ci vediamo domani. E ovviamente io vi ricordo i social, nel caso in cui vogliate seguire le dirette che vi siete persi. Trovate su YouTube i link dei video. E su Telegram trovate le notifiche di quando vado in live. Ragazzi, vi ringrazio tutti della compagnia, vi auguro la buonanotte, ci vediamo domani per festeggiare un anno di questo canale. Grazie a tutti e buonanotte. Che la Russia sia con voi, contro i polacchi brutti e cattivi. Ci mettiamo anche questo così.